Il Grande Fratello perde il grande favorito, Daniele Bossari lascia momentaneamente la casa per gravi motivi personali. La produzione non dà altri dettagli, ma Signorini in TV aveva detto, Daniele ha una storia molto difficile alle spalle e a poche persone l'ha raccontata, stasera entrano Corinne Clery, Carmen Russo e Raffaello Tonofresco di Chirurgo Plastico. A poche ore dalla sesta puntata del Grande Fratello VIP, ecco che sul reality made in Mediaset si abbatte un nuovo e inaspettato colpo di scena, l'uscita dalla casa più spiata d'Italia di Daniele Bossari. Alle ore 23.15 di domenica 15 ottobre Daniele Bossari ha lasciato momentaneamente la casa per gravi motivi personali. Grande Fratello, nelle prossime ore, fornirà ulteriori informazioni, si legge nel comunicato diffuso ieri sera dalla produzione. Mistero, dunque. L'annuncio ha ovviamente colto di sorpresa i fan, secondo i quali il reality ora non avrebbe più senso. Tra chi minaccia di non guardare più il programma e chi spera in un ritorno in gara di Bossari, in molti si sono chiesti quali siano le ragioni che hanno portato all'abbandono, seppure provvisorio, del conduttore, uno dei più apprezzati dal pubblico tanto da essere considerato tra i papabili vincitori. Al momento, l'ipotesi più accreditata è quella secondo cui Bossari sia uscito perché colpito da un grave lutto personale. In molti sostengono la tesi secondo cui abbia abbandonato il gioco dopo la morte del suo manager, Franchino Tuzio, agente di numerosi altri VIP, tra cui Ilary Blasi, Michelle Hunziker, Alessandro Cattelan e Nadia Toffa, scomparso in seguito ad una lunga malattia. In assenza di spiegazioni ufficiali, c'è anche chi, in rete, ora sente come più o meno sibilline le parole di Alfonso Sognorini che qualche giorno fa, ospite di Mattino 5, ha parlato di un segreto nel passato del conduttore di Mistero, Daniele ha una storia molto difficile alle spalle e a poche persone l'ha raccontata. Sta a lui parlarne, non sarebbe giusto che lo facessimo noi e credo che ne parlerà quando sarà pronto e credo che abbia fatto quest'esperienza del Grande Fratello VIP proprio per liberarsi di questo segreto. Io non vedo l'ora che lo faccia, perché significa che l'avrà superata e avrà la forza di comunicarlo al pubblico e molte persone si riconosceranno nelle sue parole, ha dichiarato il direttore di Chi. Cosa sia davvero successo lo si saprà questa sera durante il serale del reality, che vedrà l'uscita di uno tra Aida Espica e Lorenzo Flaherty, entrambi al televoto, e l'ingresso in casa di tre nuovi concorrenti, tre veterani dei reality, Corinne Clery, Carmen Russo e Raffaello Tononno.